This is my house. Io sono orgogliosa perché sono andata a prendere Mario, io con la mia macchina. Ma permettete almeno che vi possa spiegare questa cosa? Io ti volevo presentare. Lei è una cantante, lei è un'attrice, io l'ho vista recitare e cantare. Infatti fuori ci sono le code per gli autografi per me. Ciao Mario, grazie. Ciao, grazie ragazzi, state bene? Noi sì, tu ma dai, Mario. Sto buco. Cosa hai mangiato oggi? Oggi ci sono mangiato. Le Rezzitid col sugo? Sì, con il sugo. Dove vai? Vado al corso. Il lavoro che appena è finito? L'anima mangia. No. A teatro, a teatro. Storie patorie. Ok. Con chi? Con Vito Signorile, Franco Blasi, io, Enzo Vacca, Enzo. Gigi De Santi. Insieme abbiamo fatto coro, sì. Lo salutiamo. Io devo fare un saluto a tutti coloro che ci ascoltano, sono tantissimi. Mario, tra il cinema e il teatro, quale ti affascina di più? Il teatro. Perché? È perché è più diretto. Bravo. Sulla scena e ho diretto il pubblico davanti. Mi commuovo il primo, cioè la lezione gente pubblico pubblico, lì è un'idea sola. Io sono venuta a teatro, mi ha tirata la nostra Nicla, perché dice lo ami tanto e poi non lo vuoi venire a vedere, e una sera siamo venuti, se ti ricordi, sì, è stato bellissimo. E poi mi piace vedere gli uomini vestiti da donna, poi fatti bene. Tu mi hai stupito perché comunque ti muovevi con agilità. Stasera qui con me Mario Mancini, Nicla Traslovilli, la Cinzia Tartini di Cosola, non so cosa stare su questa che davanti, comunque tutti qui. Prima volta che ti ho visto in teatro era Walk Wash, io volevo un pezzettino di questo. Mi devi fare un po' di Walk Wash, ti prego. E quindi stavo lì in piazza da notte a prendere qualche. Mi sento dire, non un po', mi giro e vedo una ragazza un po', questa gli altri capelli gonfi, una mamma presa, grossa, come una boate pomodoro. So, dove c'è una gattina che si muove? Gano, sarà la grassa e grigna. So, una faccia, una chiarina. E so, quando dove tre ste capi, a di altri, a ricci. L'asimo a fare, non vedete. E poi non parla di me, grazie a te, che non sapevo di niente. Due bracci, che di grasso, non sapevo più c'è, sopra me. Vado, facciamo così, ma mi la faccio che se cazzo di me non faccio te, manca tutta la seggiola. Ah, buongiorno, ma non sei. Mi sono che è passata la tornata stamattina, perché mi chiedi lì, ma che ti manca? C'era che passavano dalla casa madre, picchettine, ma domani, ma poi un pezzo, un po' due anni, la dico la Pasqua e mette la scena da santa, per l'occhio in grano, la sera con la psanta, e poi un laccio, e lei mi abbonando, mamma, e un anito, a scuola, di due clini, lui l'abbonando, si rompono. E se va dice, buongiorno, ma lo sei? La risina lì ci dice. La piccola di pelle, non ti dica. E è grande, non ti dica, per se vesti la mattina, se è sposto il mobile dalla panna all'altra, non che mi recita e poi, se non fa di bene la piccola amica, un pezzo di uova qua, gli indolite. 18:33, vi ricordo che siete perfettamente sintonizzati sulle frequenze di Radio Mia, Cinzia e Francesca in studio con i nostri grandi ospiti, l'attore teatrale barese grande Mario Mancini, abbiamo l'attrice teatrale Nicla Castrovilli e adesso un po' di musica. Ricordate, se volete partecipare abbiamo lo 080 394 7020, oppure fatelo su Facebook Radio Mia Bari e magari chiedete anche amicizia. Abbiamo la musica di Bauer, Arm Shakers. Sì, ricama.
moderna, vendere in senso sotto, ma la parte delle cante sopra che c'è, tutte le cante a mano, punta crema, punta di acqua, punta a punta, tutti e zero, tutto. Voi tanto mamma mia, molto momento che la passo per il suo verso, e 550 pannole, ma io ha bisogno della classe, e più ancora, 550, non si fa subito, non si scuola, o di loro la casa. Dalla mattina alla sera si spostano morti, da una banda alla macchina di cibo e poi per un par di merda, figliami, che un pensiero lo va a fare qua in due. E la figlia che fa? Lo vuole? Non un po', non un po', non un po', non mi viene, non lo vuole, poi rimanerà chiaro. Che rapporto hai con il pesce? Il pesce sono pescicolo. Pescivolo! E a pesce questo vocabolo bisogna, bisogna segnarlo, eh? Pescivolo! Mario, di che segno zodiacale sei? Il mese in cui Sagittario. Sei nato? Sagittario del segno. Ascolta, a quanti anni hai iniziato la carriera? Dunque, avevo 8 anni. Sono niente. E che te ne fai qua? Non mi piace vedere che si sta recitando. Era incantata, era piccolina, come si diceva. E quindi la portaglia aveva la bicicletta di mio padre, quella vecchia, antica, con mano preattiva. Bellissima, bellissima. E lei abitava vicino a me. Allora scappava dalla mamma e padre, si metteva la bicicletta e vedevamo a ballare alla casa del soldato. Ah, vedi? Quando tornava a caricare. La Spagna sarà cresce. E quindi da allora eravamo 94 elementi. Allora, la Casa delle Donne, io ho saputo che avete fatto una scena in inverno dove c'erano tanti pomodori, sì. E voi eravate tutti scollati, sudavate, ma di freddo, non di caldo. Perché tu poi mi hai raccontato dei pezzi, te lo ricordi questo film? Sì. Ho fatto il film San Nicola, te lo ricordi Mario? Ma ti ricordi come giravamo? Sono le 19:20 qui a Radio Mia, Cinzia, Francesca, Nicla, Mario, Antonio, tutti qui con noi, Francesca. Radio Mia, e non solo mia, c'è Antonio Di Cosi che ride, lui non mi ha mai sentito sto ranocchio, ranocchio. Stasera? Mario Mancini. Mi sono ricordato di quando ero piccolo, della mia infanzia, perché alla fine è Don Worry. È Don Worry che viene. È Don Worry. Me l'hai vista. Saldanita mi ha fatto raccontare il mare. E molta gente mi ricorda di questi cretinati. Sì, queste cose passate non sono cretinate, perché vedi, ne parlano ancora. Sono le cose più autentiche, le cose più nostrane, rimangono di più. E aveva il colpo di tutto, ragazzi. E te niente, dovevo parlare di questo. Quando faccio così, devi parlare. E che devo dire? Qualsiasi cosa mi dite. E te? Come sono le tue giornate? Perché tu vivi ancora nella città vecchia, il posto più bello che abbiamo noi a fare. Ancora sono anche lì. Vedi, vivi ancora lì. Ma ci sono ancora le piccole chiassate, le piccole litigate? No, più internamente. Ci siamo persi anche queste. La mia è rimasta deserta. Cosa si sente di dire a un ragazzo che inizia a fare teatro da poco tempo o che comunque inizia la sua carriera? Cambia spostiere. Ok, possiamo tornare tutti quanti a casa. Buonasera a tutti. Parlavamo di Nietta Tempesta. Com'era il vostro rapporto lavorativo? Ottimo. Tu vai d'accordo con tutti, sì. Visto? Io avevo un piccolo flirt con la sorella. Mario, posso farti una domanda indiscreta? Quanti anni hai? Sono 83 a gennaio. Ah, so pochi ancora, Mario. Mario. A prisma di... Su questo sì, non ci piove. Nei momenti di tranquillità, quando sei solo con te stesso, il pensiero che più ti prende qual è? No, dalla morte non ho paura.
c'è Damasce con li vola. Calmo, quieto. Anche perché tu sei una persona normale, sempre, senza sì, vizi. Vizi, non niente, quindi posso creare sempre un e voglio creare. Che sogni avevi? Avevo il sogno, a 23 anni, feci l'accademia con il concorso. Speravo di vincere il 220 posti. Attori. Attore. Io ho classificato il terzo. E quanti posti c'erano? Tu. Vabbè, hai visto? Il terzo. E disse a mio padre, avevo bisogno di 20.000 lire al mese per il soggiorno a Roma. Lo so. Mandò quel paese. Ma già che dei quattro chiudi. Ti attaccasti a me. Hai ancora un sogno nel cassetto? Un sogno nel cassetto? Parecchi sogni. È vero? No. Dimmi qualche giorno, va? Non so. Sono annebbiato molto. Un pochino sì, dai, oggi è una giornata di nuovo primaverile. Sì, ma il fatto che la vita si riduce sempre. Lo so. Il tempo è di... anche quello si accorcia. Si accorcia, quando la piazza è dalla parte.